Provincia, un format televisivo ideato per conoscere più da vicino i servizi offerti dalla provincia di Pisa attraverso una comunicazione innovativa, fatta di contenuti e approfondimenti interattivi, che hanno l'obiettivo di mettere in relazione chi gestisce i servizi con chi li fruisce. Capita spesso di chiedersi quali sono esattamente i servizi offerti da un ente come la provincia. Ebbene, l'obiettivo di questo programma è proprio quello di conoscere più da vicino i servizi di prossimità offerti al... Il settore cultura della provincia si occupa anche di altri ambiti, come quello dello spettacolo e dei beni culturali. A questo proposito, l'ente possiede un patrimonio storico-artistico davvero notevole, che comprende opere pittoriche e scultoree di grande valore, che spesso passano, per così dire, inosservate. Nel prossimo servizio andremo alla scoperta di queste risorse artistiche, spingendoci fino a Volterra, per documentare le preziose opere in alabastro della collezione Brucchi. Dopo il servizio non perdete il nostro spazio rubrica, che vi fornirà informazioni utili sulla puntata di oggi e sull'accesso ai diversi servizi erogati dalla provincia. Il patrimonio storico-artistico della provincia di Pisa è un patrimonio che è stato assemblato negli anni attraverso buoni acquisto che venivano destinati a pittori e scultori vincitori di mostre estemporanee o di rassegna d'arte a livello locale. A questo patrimonio si sono aggiunti poi dei gesti di generosità da parte di artisti locali che sono notevoli. Ad esempio il pittore pisano Paolo Lapi nel 2005 ha manifestato la sua intenzione di donare 314 opere pittoriche alla provincia. Un altro artista, un siamminiatese molto conosciuto anche all'estero, Gabrio Ciampalini, ha pensato di donare anch'egli delle opere pittoriche, quindi ci ha regalato 10 tele, un'arte molto anche ecologica che adopera pezzetti di materiale che altrimenti andrebbero buttati via, cartine, fili, filetti, diciamo avanzi quasi della società. Oltre a questo, poi la provincia si è inserita in un'ottica di acquisizioni di opere d'arte, e in tal senso vale la pena forse di ricordare l'acquisto della collezione Brucchi di Volterra. La collezione Brucchi è una delle collezioni più importanti e più ricche che esistono attualmente non solo a Volterra ma in tutta la Toscana, e è significativa perché rappresenta un po' tutte le varie tipologie di lavorazione e le varie epoche della produzione dell'alabastro. Si parte dagli orologi e dalle sculture neoclassiche di fine Settecento e inizio Ottocento fino ai busti del Bessi prodotti fra la fine dell'Ottocento e inizio del Novecento. Bessi è stato un importantissimo maestro artigiano di quell'epoca, fino ad arrivare agli oggetti di design di oggi e passando un po' per tutte le tipologie di lavorazione. Contenitore, questo museo, che è il Museo dell'Alabastro, sono raccolte alcune delle opere più importanti della lavorazione artistica dell'alabastro, fra cui una piccola parte della collezione Brucchi. In particolar modo alcune sculture della produzione del maestro Giuseppe Bessi e un paio di mesci roba della fine dell'Ottocento. And if we start to ask if it's better Paul or John, and if we should remember even the good George. La provincia di Pisa ha deciso di intraprendere questo, diciamo, cammino, questo percorso di acquisizione delle opere sostanzialmente per motivi, diciamo, di mantenimento di un certo patrimonio storico-artistico legato o meno alla città, o che vi potrebbe essere legato, che in altra maniera andrebbe disperso. Appunto è il caso della collezione Brucchi, che rischiava
di essere smembrata e venduta all'asta al miglior offerente, e quindi questi 250 circa pezzi sarebbero andati, non lo so, magari in altre parti del mondo. In questo modo invece si è scelto di acquistarla e di lasciarla legata al territorio che la rappresentava, che è il comune di Volterra.